Per finire il nostro Natale gourmet vi faccio una pera stellata. Ma non è una semplice pera, lo cuociamo in acqua, zucchero, spezie, poi lo svuotiamo, le riempiamo di mousse cioccolato e poi facciamo intorno la mantella di una bavarese alla vaniglia con una decorazione di bavarese al cioccolato. E per la nostra pera stellata servono ovviamente pere e le spezie. Vaniglia, può essere vaniglia bourbon o vaniglia Tahiti, cannella, chiodo di garofano, anice o anice stellato e zucchero. L'acqua messa già su a bollire e mettiamo dentro lo zucchero. Voilà. E adesso buttiamo dentro tutte le spezie. Intanto che lo sciroppo inizia a cuocere, dobbiamo pulire le nostre pere. La cosa importante dopo è che la pera sta in piedi, per cui la prima cosa dobbiamo attrizzarla. Peliamo le pere. La cosa fondamentale è che il picciolo in cima deve rimanere, per cui peliamo la pera un centimetro sotto. Ecco. Una volta pelata la pera, dobbiamo svuotarla. La cosa importante, dovete lasciare un bordo abbastanza grosso, che sennò si rompe. Allora, le nostre pere sono pronte, mettiamole nello sciroppo. Per essere tranquilli che anche il pezzo che esce dallo sciroppo viene cotto bene, appoggiamo sopra un foglio carta da forno. Così. E adesso queste pere devono sobbollire, devono diventare morbide, ma non troppo. Nel frattempo facciamo la mousse cioccolato, con quella riempiamo poi queste pere. E per questa fantastica mousse serve cioccolato fondente Peru 70% e panna semimontata. Prendiamo il cioccolato e lo mettiamo in acqua bagnomaria a sciogliere. Si mette un po' di panna semimontata nel cioccolato e si fa un'emulsione. L'altra panna mettiamo nella ciotola più grande, prendiamo la frusta, emulsione veloce e poi tutta questa parte va dentro lì. Guardate che mousse, lucida, vellutata, perfetto. Teniamo a parte e spegniamo le nostre pere. Dobbiamo tirare fuori la pera e farla raffreddare immediatamente. Per finire le nostre pere serve una bavarese alla vaniglia e una ganache al cioccolato, per cui serve latte, gelatina in foglio, vaniglia, tuorli, zucchero e panna semimontata. Ma serve anche una ganache e per questo serve panna fresca e cioccolato. Prima di mettere su il latte per la bavarese, mettiamo su la panna per la nostra ganache. Pentolino, panna. Portiamo in ebollizione e facciamo sciogliere dentro il nostro cioccolato. Invece per la bavarese, la prima cosa, gelatina in acqua fredda come sempre. Deve ammorbidirsi. Poi prendiamo pentola, mettiamo dentro il latte. Qui bolle. Perfetto. Bolle la nostra panna, versiamo dentro il cioccolato per la ganache. E lo facciamo sciogliere. Per la bavarese, latte, vaniglia. Mettiamo su il latte a portare 80 gradi. Nel frattempo sciogliamo lo zucchero nei tuorli. Perfetto. La cosa fondamentale nella bavarese alla vaniglia o tutte le bavaresi è che noi dopo quando abbiamo messo tuorli e zucchero dobbiamo portarlo a 82 gradi. Non deve andare oltre, altrimenti le uova vengono cotte e abbiamo scrambled eggs.
che la colazione facciamo un'altra volta, non adesso. Per cui vediamo che sovvole latte. Mettiamo dentro una parte, un terzo del latte caldo nei nostri tuorli zucchero. Mischiamo bene e ritorniamo adesso sul fuoco con tutto, facendo molta attenzione alla cottura. Quando voi girate, man mano vedete che la salsa diventa più densa. Vuol dire che l'uovo lega con lo zucchero e il latte. Togliamo la salsa. Ovviamente per abbassare adesso la temperatura, la cosa migliore è mettere dentro subito la gelatina, freddo, morbido. Così va subito 4-5 gradi sotto e non cuoce più. Una volta avendo pronto questa base, la filtriamo e mettiamo in un altro contenitore. Ecco, le nostre pere sono fredde. Vedete? Basta una sac à poche. Mettiamo dentro la mousse cioccolato, la nostra bellissima vellutato mousse cioccolato, molto natalizio. Mousse cioccolato, riempiamo nostre pere con la mousse. Adesso mettiamo le nostre pere in freezer per circa 30-35 minuti. La pera è fredda, serve una grande quantità di bavarese alla vaniglia e una piccola quantità di bavarese al cioccolato. E versiamo panna che è stata semi-montata. Perfetto. E giriamo, facciamo la nostra bavarese. Perfetto, guardate. Prendiamo una ciotolina piccola. Versiamo dentro un po' della nostra ganache e un po' di questa. Perfetto. Giriamo anche quella al cioccolato. Perfetto. Allora, dobbiamo assolutamente setacciarla perché non ci devono essere né bolle d'aria né grumi. Prima ho preparato un cornetto di carta. Riempiamo. Perfetto. Prendiamo le nostre pere dal freezer. Prendiamo la pera, l'appoggiamo dentro nella bavarese e la tiriamo fuori. E come vedete la pera viene esternamente glassata di un sottile strato di bavarese alla vaniglia. Adesso queste quattro pere metto ancora in freezer 2 minuti. Come vedete, la bavarese si è presa. Facciamo un secondo giro. Perfetto. Appoggiamo sul piatto e con la bavarese al cioccolato facciamo una spirale. Con il stuzzicadente facciamo la decorazione. Prendiamo la nostra pera, l'appoggiamo nel grumo di cacao e l'appoggiamo sul nostro piatto. Ed ecco per voi la mia pera natalizia stellata.